Finalmente, finalmente si gioca a pallone, non ne posso di questo teatrino. No. Finalmente si gioca a pallone, finalmente. Quindi voglio ricordarvi che noi sabato giocheremo una partita di Serie A. No, No, è vero, giusto giusto. per Così, ricordarvi eh. tutti, giusto per... Giusto quelle che per valgono ricordare. 3 punti, quelle perché se vinci 3 punti, se pareggi uno, quelle. Non c'è. E tra l'altro, ora va bene tutto, ma dovremmo sapere anche contro chi giocheremo giovedì prossimo. Eh beh, Sì, quindi vero. insomma. Questo si saprà domani all'altro, no, Domani tanto l'altro, giovedì, sì, a domani fine l'altro, giovedì. agosto. Sì. Quindi, innanzitutto andiamo a vedere come gioca Pecchia. Pecchia ha sempre giocato con la linea 4 in tutta la sua carriera. Squadra fish, oh, il fish, attenzione. Parma non fa Fish. paura. Passava No, la Lega, lui se il l'anno Parma scorso in non Coppa c'è, Italia non non fece fa paura. niente il Parma. Non si... Ora, allora, Deep Fish, te lo dico, Dio non voglia si perda perché sennò poi ti venga a cercare. Tra Vai. l'altro è un appassionato del 4-2-3-1, modulo che tra l'altro secondo me è un buon modulo. Ha giocato soltanto con l'Hellas in Serie B di 4-3-3. L'importante per lui è giocare con la difesa 4. Il suo mantra è la difesa 4. Lui ha bisogno di avere più uomini in movimento, meno uomini sulla linea difensiva e quindi lo gioca a difesa 4 con i due terzini molto alti, molto molto alti. Diciamo, poi vedremo che non possesso passa al 4-4-2, ma insomma, sono momenti della partita, non è il modulo base. In fase di possesso, il Parma si è contraddistinto l'anno scorso per una costruzione bassa, tra le più strutturate della Serie B. Quindi una squadra che tende a far salire terzini molto alti, ma non alti sulla linea dei centrocampisti come faceva la Fiorentina. I terzini salgono sulla linea degli attaccanti. Quindi è una costruzione diversa da quella che abbiamo visto, e non la fa nessuno così in Serie A. I due difensori centrali si allargano e lasciano libero il centro dell'area. Quindi abbiamo. Come mai? Perché vogliono dare la possibilità ai portieri di avere la visibilità massima sui passaggi in Ok. verticale, ok? Tra l'altro non è neanche raro, se non ci sono pressioni particolari da parte della squadra avversaria, che il portiere, e hanno preso Suzuki che è molto bravo con i piedi, possa addirittura salire anche molto in alto, anche sulla propria tre quarti. Quindi diventa un giocatore in movimento in tutto e per tutto. Quindi i due difensori centrali si allargano. Se non ci sono linee di passaggio, perché la squadra avversaria è una squadra che sa pressare, si abbassano i terzini per dare più facilità di uscita al portiere, altrimenti si gioca di verticale. Ok? Si gioca Ok. in verticale. Quindi questo era tutto lo scorso anno del Parma e anche un pezzo della partita che ho visto col Palermo. Ho iniziato a vedere anche quello con l'Atalanta, poi ho smesso perché era una buffonata e quindi non l'ho più guardata. Dopo 10 minuti l'Atalanta era scesa con l'infradito, non si poteva vedere quella partita. E quindi questo è quello che mi aspettavo. Poi in realtà, sia con l'Atalanta, il pezzettino che ho visto, sia col Palermo, Sì. quest'anno lo vedo un pochino impaurito sulla costruzione bassa nelle due partite e quindi spesso preferisce lanciare lungo col portiere. Questo è un problema. Vuol dire che secondo me la Serie A gli sta Sì, togliendo qualcosa, a lui livello spesso. mentale, li impaurisce. Sì. In avanti, allora, come potete immaginarvi, no? Una squadra che alza i terzini all'altezza degli attaccanti, no, dei centrocampisti, si basa sull'ampiezza. Lui i terzini li tiene proprio sulla linea laterale e fa entrare nel mezzo le due ali. Quindi nel 4-2-3-1 le due ali entrano in Che mezzo. sono, faccio un po' di nomi di ragazzini buoni che hanno loro, perché loro hanno tanti ragazzini bravi. Sono Mikaela e quell'altro, aspetta, come si chiama l'altro bravo? Mann, Dennis Mann, sono loro due ali. Ora hanno secondo me preso sono altri. Benedetti. Io come al solito ti dico, secondo me No, sono il Benedicia. falso, lui secondo me non gioca, si è fatto male forte. E Ah, anche Hernani non no. sta bene. Anche Hernani non sta bene. Quindi sia Hernani Beh. che è quello dietro le due punte, se no ci gioca Bernabé, che lì non è che gli manchi. E sia Benedicic, in questo momento sono un po' ai box. Non so se Ah. giocherà Bernabé.
che nel 4-2-3-1 è il trequartista. Ok, come gioca bene Bernabé, come gioca bene Bernabé. Sì, tra l'altro l'Efore, il Parma potrebbe fare qualcosa da qui a domenica. Che mercato ha fatto? Ha preso due oggi. Cancellieri e Alquist del Lecce, te lo ricordi? Me lo ricordo, sì, Biondino, dalla squadra ucraina l'ha preso, no, dal Russo, no, a zero. Ok, sono due esterni di fatto. Sì. Sono due buoni giocatori per quel livello di squadra. Sì, eh? Molto a buono. Me Cancellieri mi piace molto. Fisicamente una bomba. Sì. No, è una squadra costruita bene, con Loggia dietro. Sì, ci sono alcune lacune, secondo me, ma insomma ne parleremo. Sì, certo. Quindi in i centrali, due... scusate, i centrali chi sono? Sono Osorio e l'ungherese che si chiama Balogun. Balog, sono bravi? Sono bravi? Ma insomma, lì si può migliorare. Lì si può migliorare tanto. Ok. Sì. Quindi, oltre l'ampiezza, allora, attenzione, i due esterni, quando la squadra è un pochino più bassa, danno tantissima profondità. Anche Bonny, però più che altro gli esterni. Quindi bisogna stare molto attenti, perché è l'arma che hanno usato di più contro il Palermo. Attenzione, quindi loro sono bravi a tagliare dietro la linea dei difensori, e i difensori o i terzini sono bravi a trovarli in profondità. Spesso fanno la combinazione 1-2 sulla fascia per dare la possibilità all'attaccante di fare il passo, oppure di passare dietro il difensore ed entrargli. Sono arrivati tantissime volte davanti al portiere contro il Palermo, e soltanto, diciamo, per sfortuna e precisione non sono passati in vantaggio. Quindi attenzione alla profondità, anche se credo che sia un problema meno presente nella Fiorentina di Palladino, perché non giochiamo a 40-45 metri dalla porta. No. Ecco, una cosa difendiamo molto bassi, dice anche troppo, visto anche Palladino non era contento contro il Friburgo. Attenzione all'attaccante, e l'attaccante secondo me è un 2003 francese, gioca dal 2020-21, mi sembra, gioca nel Parma, ha giocato in primavera e anche in prima squadra. Devo dire, è veramente forte Bonny, veramente veramente forte fisicamente, forte anche tecnicamente, nell'uno contro uno sa venirti via, si sa liberare bene in area e trova bene la porta. A me piace lui come protegge la palla col difensore fortissimo, la controlla alla grande, piace molto in quella fase lì. Sì, devo dire, veramente bravo, giovane, molto, molto meglio di Charpentier, non c'è paragone, che è quello che ci fece vincere a Firenze, ecco, Charpentier, se no non avremmo mai vinto, sì, e mai fatto la semifinale di Coppa Italia. Io vi saluto. Ciao Renzo, ciao caro. Ciao. Eccole, è arrivata la telefonata, il telefono rosso, che non è quello di Gian Attaglio, è quello della fidanzata. Andiamo avanti. Quindi andiamo avanti ai movimenti di questo ragazzo, che è veramente forte. Ecco, quello che non mi piace del Parma, io devo dire, è la fase di non possesso. Veramente non mi sono piaciuti. Allora, in non possesso si mettono con questo 4-2 schiacciato, con le due ali abbassano, ma si vede che si abbassano svogliatamente, si abbassano lentamente, è difficile che trovino la voglia di andare ad aiutare il terzino. Spesso succede che il Parma si trovi in inferiorità numerica quando viene attaccato. Non solo, quando viene attaccato di infilata è ancora peggio. Questo è un esempio di transizione neanche tanto veloce del Palermo. Se vedete, ci sono i quattro difensori che scappano e i centrocampisti, vi assicuro, qui non è un contropiede. Questa è un'azione in cui il Parma stava giocando a centrocampo. I due centrali, Cyprien e Somm, oppure questa volta erano Cyprien ed Estevez, che è un argentino, un trentenne argentino discreto, ma insomma niente di che. Cyprien, tra l'altro, anche Cyprien sul mercato, quindi anche lui il Parma lo vuole sostituire, perché non è da sia, non possono fare da
da frangiflutti davanti alla difesa, non corrono, non sono capaci di rientrare velocemente, non hanno la posizione giusta, quindi da questo punto di vista non proteggono bene. Anche in questo caso la difesa bassa, tra virgolette, è sempre con due difensori, perché loro quando sono in possesso utilizzano soltanto due difensori a proteggere, ma spesso non vanno a marcare l'uomo con la palla scoperta, e quindi questi due difensori si trovano a prendersi le imbucate degli attaccanti che arrivano di corsa. Succede spessissimo, il Palermo gli sarà arrivato davanti alla porta 5-6 volte nel primo tempo. Si sta parlando di un'ottima squadra, perché il Palermo è un'ottima squadra, ma è una squadra di Serie B, quindi il Parma deve darsi una regolata, non può giocare così in Serie A. Okay. Quindi o aumenta la pressione o gioca più basso. Scelga un po' come, come vi dicevo ieri, dai, può dipendere dalla condizione fisica questa mancata pressione? Sì, secondo me dipende dal fatto che Estevez e Cyprien non sono da corsa. No. Sì. Ok. E poi spesso vanno addirittura in inferiorità numerica, cioè neanche questo non è, ripeto, non è un contropiede, qui sono 5 contro 4. Quelli del Palermo sono 5 contro 4. Ora qui non si vede perché purtroppo non si possono più mettere video. Sul proseguo dell'azione, al limite dell'area a prendere le palle, i rimpalli, ci sono gli attaccanti del Palermo, non c'è un centrocampista del Parma. Quindi attenzione che insomma possono essere attaccabili. Okay. E quindi questo è un po' come ho visto il Parma. Sì, quindi dal punto di vista tanti talenti, tanti talenti in avanti, bravo, quando però la palla ce l'abbiamo, sì, ce l'ha la Fiorentina, potremmo fargli del male. Sì. E... bene, siamo a Biraghi? Siamo prima, beh, se poi si fa bene. No, aspetta, facci finire prima il Parma. Interessante. No, il Parma è finito. Volevo un po' di conclusione da parte vostra. Secondo me è una squadra con ottimi talenti, ma diciamo che se non intervengono sul mercato è un po' zoppo, è un po' come la Fiorentina. Sono in ritardo. Oggi hanno preso due esterni perché ne avevano solo due, perché anche buon livello per loro, ottimo livello secondo me per una squadra come il Parma, però gli ci vogliono anche due centrocampisti centrali. Ci vogliono due centrocampisti centrali e gli ci vogliono i difensori, secondo me. Sì. Perché se tu mi dici che questi non sono un granché, sono titolari, ti immagini che si serve. Sì. A me Alessandro è piaciuto l'inizio azione bassa della Fiorentina. Il problema era quando prendeva la palla Terracciano. E quindi, e non so. Vedi, se hai visto Alessandro. Lui, a parte lui, è uno show, mi sa che show. Lui, quando gli gira coglioni per conto suo, si incavola con noi, offende noi, non va bene. Ma detto questo, questo è esattamente ciò che accadrà, cioè verrà Palladino criticato per i motivi opposti per il quale era criticato Italiano, cioè questo che lui definisce esasperata partenza dal basso.